voi per l'invito e buon viaggio a chi ci ascolta. Subito dopo, insomma, dopo la presenza di Matteo Salvini faremo delle valutazioni sulla politica, ma non soltanto, con un collega, Corrado Formigli, anche su quella, sulla notizia che apre in questo momento diversi siti ed è l'intervista di Repubblica all'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, che ha deciso di rinunciare alla sua candidatura al Partito Democratico, lo sapete, ma dalle 8:30 un altro dei temi decisivi di questa settimana, andremo a Katowice in Polonia per analizzare e capire che cosa sta accadendo alla COP24. La conferenza sul cambiamento climatico, sarà con noi il ministro Costa. Sono questioni enormi, condizioni di vita, salute del pianeta, e tra l'altro ci aggiungerò due considerazioni: quello che sta accadendo in Francia, che è legato anche alle politiche sull'inquinamento, ma anche una norma inserita da ultimo in manovra, con la quale, ed è una notizia sulla quale aprono molti giornali, la cosiddetta ecotassa sulle auto, sulla quale magari una considerazione con il ministro Salvini potremo farla. I nostri riferimenti 335-699-2949 per sms, whatsapp audio, radio anch'io, @rai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. In realtà, ministro Salvini, lei sa meglio di me che stamane i siti internazionali e i siti italiani aprono con due notizie freschissime, cioè la prima, ma sulla quale ovviamente non le chiederò nulla, cioè l'arresto della CFO, cioè la responsabile di tutto il settore finanziario di Huawei, nonché figlia del fondatore, che provocherà, immaginiamo, un'ulteriore crisi fra Cina e Stati Uniti, ma l'altra è il ritiro di Minniti, sul quale immagino che lei poco voglia dire, ma essendo stato il suo predecessore, essendo comunque una figura di primo piano del principale partito opposizione, forse se crede, se vuole una sua considerazione, l'aspettiamo. Ministro. Ma lo commento su entrambe le notizie, se ritiene, su Minniti, sì. Ma spiace che non ci sia un'opposizione in Parlamento, perché un governo lavora meglio se ha un'opposizione positiva, organizzata, in salute, costruttiva. E qua a casa del PD ogni giorno ne succede una. Però ha sentito Padoan molto duro sui contenuti della manovra nella copertina, ministro. Sì, se io chiedo agli italiani che ci stanno ascoltando i risultati per le loro tasche delle ultime 5 manovre, a cui l'Unione Europea ha sempre battuto le mani e su cui nessuno ha mai avuto niente da dire, basta chiedere agli italiani se 5 anni fa stavano meglio, lavoravano di più, risparmiavano di più, o dopo queste 5 manovre hanno qualche problema. Però, ministro, deve ammettere che il segno meno è arrivato dopo che voi siete andati al governo, non prima, il segno meno sul PIL. Siamo al governo da 6 mesi, non abbiamo fatto ancora mezza manovra economica, quindi se domani piove a Roma probabilmente non è colpa mia del governo. I risultati di un governo si vedono almeno dopo una manovra economica, non penso che i mercati salgano e scendano in base alla simpatia di Salvini, quindi gli italiani sanno far di conto, fortunatamente, quindi noi chiediamo semplicemente di lasciarci lavorare. C'è gente che per 6 anni ha fatto manovre applaudite dall'Unione Europea con risultati disastrosi per le nostre tasche, noi non abbiamo ancora cominciato e siamo linciati da tutti i giornali, perché basta aprire un giornale, io stamattina ho fatto la rassegna stampa prima di parlare con voi. Non c'è un giornale da destra e sinistra. Beh, ho fatto Quotidiano, Libero, La Verità, ministro. Non c'è un giornale che quotidianamente non perda il suo tempo a insultarmi. No, i quotidiani borghesi, lei lo sa meglio, quelli che un tempo si definivano i quotidiani borghesi sono molto severi con lui. È il compito della stampa, no, molto severi, insultano. Disumano, disgraziato, ignorante, assassino, delinquente. Non penso che un ministro dell'interno, dopo 6 mesi di lavoro, peraltro apprezzato dagli italiani, secondo quello che leggo e secondo quello che sento in strada, però fa niente, non sì. Mi interessa. Stavo dicendo, mi spiace per il PD e per gli italiani che in una sinistra seria credevano e magari credono ancora, mi auguro che escano velocemente da questo buio. Per quello che riguarda la Cina, ovviamente non conosco le indagini, sì, quindi sì, non mi permetto di commentare la vicenda. È chiaro ed evidente che bisogna ridiscutere la globalizzazione su cui qualcuno tutto aveva puntato, perché c'è una realtà al mondo che sicuramente non è una democrazia come la Cina, che fa concorrenza, mi permetto di aggiungere sleale, con i suoi prodotti, partendo da un piano di vantaggio alle imprese italiane e alle imprese di tutto il mondo. Quindi ridiscutere a livello commerciale e industriale il ruolo della Cina, che sta combattendo ad armi impari, perché noi stiamo combattendo con i nostri imprenditori, sì, rispettando regole che a Pechino, a Shanghai evidentemente non vengono rispettate. Non commento l'indagine, non ho questo per farlo, ci mancherebbe, perché però
la Cina usi strumenti che l'Italia, gli Stati Uniti e l'Unione Europea non possono usare per competere e strozzare le nostre aziende comprandosi mezza Africa, peraltro questo da ministro dell'interno invece mi interessa, perché stanno investendo decine di miliardi di euro nel continente africano per svuotarlo di ricchezze, e domani questo sarà un problema nostro, non sarà un problema cinese, perché non è che dall'Africa arrivino in Cina, dall'Africa poi arrivano in Italia. Sì, questo è uno dei grandi temi, anche oggetto di discussione infinita, su non soltanto su giornali e riviste. Ministro, restiamo sulla manovra. E quindi cambiare le regole del commercio europeo, del commercio internazionale, della competizione. E questo è l'obiettivo di Donald Trump, lo sappiamo. Urgente. Ministro, oggi pomeriggio dovreste vedere nuovamente il Presidente del Consiglio, lei e Di Maio. Martedì Conte dovrebbe vedere Juncker con in mano qualcosa. A questo punto lo so che lei non è innamorato delle virgole, lo dice sempre anche a questi microfoni, e però Conte dovrà andare con in mano qualcosa. Da quello che leggiamo per tutti, la stampa di Torino, lui vorrebbe rinviare il reddito di cittadinanza a giugno e ridurre quota 100. Di lì un risparmio di qualche miliardo. Non mi risulta assolutamente. Sono fantasie giornalistiche che sto leggendo da settimane su tutti i giornali. Cioè voi non arretrate su nulla. Per cui la legge Fornero parte dopo, parte tardi, una sola finestra, servono 2 anni di attesa. Nulla di simile. Ma che date a Juncker allora, Ministro? Ma noi non abbiamo niente da dare a Juncker, noi dobbiamo rispondere agli italiani con numeri seri, e quindi semplicemente entro le prossime ore, entro oggi, ci saranno le stime vere per quello che riguarda il lavoro, per quello che riguarda la riduzione fiscale, le pensioni, il reddito di reinserimento al lavoro. Se in manovra avevamo messo e abbiamo messo più soldi rispetto al previsto, questi soldi in più possono essere dirottati su altro, la tutela del territorio, sistemare montagne. Sì, ma quelle cifre sul reddito e quota 100 restano, cambiano quelle? Perché questo è il punto, Ministro, credo. Beh, se abbiamo appostato in sede di bilancio quei 16 miliardi e per fare quello che ci proponiamo, ovvero come mia priorità restituire diritto alla pensione a 600.000 italiani, che significa liberare altrettanti posti di lavoro, servono meno soldi, dando alle stime di quello che abbiamo messo, i soldi in più verranno spesi per altro, non è che li lasciamo nel cassetto, ovviamente. Quindi ci sta dicendo che forse sposterete una parte di quei soldi su altri capitoli di spesa. Non lo decido io, perché faccio il ministro e non faccio il tecnico e l'esperto di stime pensionistiche lavorative. Noi vogliamo usare fino all'ultimo centesimo per aiutare l'Italia a crescere, non dello zero virgola, ma di qualcosa in più. E sicuramente vogliamo dialogare con l'Europa, se ci sono suggerimenti li raccogliamo. Nessuno ci può chiedere di fare una manovra come quelle degli scorsi anni, che non ha aiutato. Ministro, di nuovo a proposito di manovra, l'apertura di diversi quotidiani, l'ecotassa sulle auto colpirebbe le piccole, le utilitarie, le Panda, è una novità dell'ultima ora, vedremo se poi cambierà a Senato o quando tornerà alla Camera. Lei su questo punto che pensa? Tante, per come me la dice lei, io sono assolutamente contrario a ogni ipotesi di nuova tassa che vada a tassare un bene già ipertassato in Italia. Beh, ci sono dei bonus sulle elettriche però, come lei sa. No, ci sono dei bonus per chi vuole cambiare, benissimo, ma io non penso che all'ascolto ci sia qualcuno che ha l'Euro 3 diesel per il gusto di avere la macchina vecchia, evidentemente ce l'ha perché non ha i soldi per comprarsi la macchina. Non vuole fare lo stesso errore di Macron, Ministro? Non vuole sono fare lo assolutamente contrario a nuove ipotesi di tasse sulle auto, che sono già fra le più tassate d'Europa. Molto chiaro su questo punto. TAV, ieri c'è stato un incontro importante, le imprese non sono soddisfatte, di nuovo a leggere i quotidiani borghesi, Ministro Salvini, Conte rinvia ancora, su questo punto alla fine dovrete decidere qualcosa, Ministro. Ma io tifo per il sì, sempre e comunque. Aspettiamo anche qua dai tecnici l'esame finale delle stime costi-benefici, ma la TAP per l'energia, la Pedemontana in Veneto che aprirà fra poco, il terzo valico che ci collega col Nord Europa, l'Italia ha bisogno di più infrastrutture, non di meno infrastrutture. L'ultima cosa in realtà è una domanda che le giro perché ci sono gli ascoltatori a porla sulla questione che le cara. Noi abbiamo sentito ieri, lei stava rispondendo a domande sulla questione migratoria. Avvenire, che non è un giornale con lei benevolo, perché sulla questione migratoria insomma combatte una battaglia che io definirò non rida, cristiana o cattolica. Mi dà del disumano tutti i giorni. Adesso. No, quello è il manifesto. Avrò dei difetti che sia disumano, mi sembra eccessivo. L'ordine è sparso, l'Unione Europea non trova alcuna intesa sui migranti, né su Dublino, sull'operazione Sofia, lo sentivamo dalla sua voce.
probabilmente finirà la guida italiana, ma c'è un aspetto piuttosto interessante che le farà piacere ma non farà piacere ai difensori dei diritti umani, cioè l'Italia viola i diritti dei profughi, i tribunali francesi bloccano i rimpatri verso la penisola e anche Londra, doppia sentenza della Corte Superiore, apre a ricorsi in massa contro Roma, cioè non li rimandano indietro perché noi usiamo trattamenti disumani, Ministro. Disumani, 35 ore al giorno, vitto, alloggio, sigarette, telefonino e un anno e mezzo di permanenza in Italia senza muovere un dito, mi sembra un trattamento assolutamente disumano. Siamo seri, la Francia ha respinto 50.000 persone, comprese donne, bambini e anziani, ai confini con l'Italia, quindi se c'è qualcuno che si comporta in maniera scorretta, evidentemente non siamo noi. Però nel decreto sicurezza noi garantiamo più diritti ai profughi veri, ma evidentemente tagliamo costi, sprechi e tempi per i finti profughi per garantire agli italiani più tranquillità. Mi permetta di aggiungere poi sulla missione Sofia, perché penso che 9 ascoltatori su 10 non sappiano giustamente di che cosa sia, è una missione navale internazionale nel Mar Mediterraneo, per cui i governi del PD sottoscrissero un accordo, la comandiamo noi, però tutti gli immigrati raccolti arrivano in Italia. Quindi su 50.000 immigrati raccolti da queste navi, 50.000 sono arrivati in Italia. Mi permettete da Ministro dell'Interno di andare a Bruxelles a dire, ragazzi, siamo una missione internazionale, non è che 100 immigrati raccolti, Ministro, 100 possano arrivare in Italia, distribuiamoli quantomeno, o è così o la cambio. Ci dica un'ultima cosa, sabato la manifestazione organizzata a Roma dalla Lega, quante persone si aspetta qua, con che cifra potrebbe dirsi soddisfatto? 100.000 ha detto. Io mi aspetto una piazza del popolo sabato mattina per l'Immacolata alle 11, carica di entusiasmo, di giovani, di voglia di cambiare. Piazza del Popolo è enorme, è una delle piazze più grandi di Roma, però sarà finalmente non una manifestazione contro qualcuno o qualcosa, ma una manifestazione per il futuro dell'Italia. Quindi prima gli italiani, però, un'espressione. Prima gli italiani e per gli italiani, ma forse risuona un contro quelli che arrivano, mettiamola così, Ministro. O no? No, quelli che arrivano e scappano dalla guerra sono i miei fratelli e possono stare in Italia per 50 anni. Quelli che arrivano e poi vanno in giro a spacciare a Milano, a Roma, a Torino, a Napoli, col decreto sicurezza vengono convocati il giorno dopo in prefettura e vengono rispediti a casa senza tanti complimenti. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, grazie per essere stato con noi in apertura di Radio Anch'io. Buona giornata, buon lavoro. Parole e interventi che probabilmente riprenderemo nel corso di questo.